Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono un'insegnante di connessioni angeliche e di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce e mi occupo anche di coaching energetico per aiutare le persone a raggiungere i propri sogni e obiettivi e manifestare la realtà che vogliono lasciando andare i sabotaggi e i blocchi che a qualsiasi livello ti stanno impedendo di raggiungere i tuoi sogni, i sogni più grandi della tua anima. In questo video vi parlerò di manifestare attraverso il perdono, perdonare per manifestare. E questo è uno dei principi fondamentali per raggiungere quelli che sono gli obiettivi della tua anima, del tuo scopo divino. Naturalmente queste sono materie spirituali, quindi questo video è dedicato a tutti coloro che a qualche livello vorrebbero raggiungere i propri obiettivi e i propri sogni, ma nonostante lavorino sulla manifestazione, sulle affermazioni positive, nonostante magari fate il processo di liberazione, nonostante fate le preghiere di protezione, non riuscite a manifestare quelli che sono i vostri goal, i vostri obiettivi, che possano essere lavorativi, sulle relazioni, di tipo anche sentimentale, qualunque siano i tuoi obiettivi, magari anche in allineamento alla tua anima, e quindi non riesci a spiegarti il perché. Uno degli insegnamenti più grandi dell'Arcangelo Michele è stato proprio quello di perdonare, di lasciare andare i pesi, di lasciare andare quelli che sono gli autosabotaggi. Allora, perdonare in primis noi stessi, da tutte le azioni che possiamo aver commesso o anche dai pensieri e emozioni di tipo negativo legati a noi stessi o alle altre persone. Alle volte siamo troppo severi con noi stessi, vogliamo raggiungere a tutti i costi i nostri obiettivi e magari abbiamo un linguaggio negativo nei confronti di noi stessi. È di fondamentale importanza il perdono, quindi perdonare noi stessi, smettere di avere un linguaggio negativo, smetterla di guardarci allo specchio, di sentirci inadeguati, smetterla di parlare male del nostro corpo, se magari siamo in sottopeso, in sovrappeso, se magari c'è qualche ruga nel nostro viso, legata a un'età che avanza, anziché parlarci male, anziché, sminuirci, iniziamo a mandare amore alle nostre cellule, amore al nostro corpo, all'immagine di noi stessi allo specchio. Iniziamo a fare affermazioni non solo di successo, grazie perché sono ricco, grazie perché vivo nell'abbondanza. Queste sono assolutamente affermazioni positive, potenzianti, ma è importante parlare di noi stessi in maniera amorevole e gentile. Io sono felice, sono grata perché amo il mio corpo, perché più passano gli anni e più ringiovanisco. Sono grata e felice perché la vita è generosa con me. Sono grata e felice perché sono una persona in allineamento con la propria anima e col proprio scopo divino. Sono grata e felice perché mi sento in pace e in armonia con me stessa. Sono grata e felice perché sento amore per le mie cellule, per la mia immagine, per la persona che io sono. Ecco, iniziare a parlare in maniera potenziante su noi stessi, va bene? In allineamento all'amore e perdonarci per le cose che ci siamo detti, perché magari ci siamo parlati male, e perdonare gli altri, va bene? Quindi gli altri sono uno specchio di noi stessi. Quindi ci possono essere persone che ci parlano male e magari ci feriscono perché vanno a toccare quei punti molto in cui noi siamo molto delicati. Vi è mai capitato di pensare male di voi stessi e poi ci sono delle persone che vi offendono e dicono esattamente quelle cose che voi sapete non essere vere, però avete paura di
di questo, avete paura di quel giudizio, avete paura che le persone vi dicano esattamente quelle parole e poi può succedere che qualcuno vi accusa o vi sminuisce o vi offende. Ecco, è proprio in quei punti deboli, ecco, lasciate andare la rabbia, il rancore, il giudizio forte nei confronti di queste persone, iniziate a perdonare, a benedire, a lasciare andare queste persone che non vedono la vostra grandezza animica, ma vogliono, ma proprio perché anche esse sono persone che non amano se stesse e quindi tendono ad attaccare, a giudicare gli altri. Quindi lasciate andare il giudizio delle altre persone, in particolar modo se siete operatori della luce, molto probabilmente vi può accadere che incontrate nel vostro cammino persone che non condividono la vostra visione della vita, non condividono il vostro lavoro, non condividono il vostro modo di esternare la luce che voi state irradiando, no? Perché alle volte la luce viene attaccata dalle tenebre, tra virgolette, ma il modo più potente per lasciare andare, per schermarvi, non solo la protezione e la liberazione dell'Arcangelo Michele, ma anche l'energia del perdono, l'energia della benedizione, quindi benedizione all'interno verso noi stessi, benedizione all'esterno verso gli altri. Quindi questo è uno dei principi fondamentali per manifestare i propri sogni, perché quando le affermazioni positive non funzionano, quando la riprogrammazione sembra non funzionare, è proprio una mancanza di perdono, quindi perdonare anche le ferite del passato, perdonare la ferita dell'abbandono, perdonare la ferita della solitudine, perdonare la ferita del giudizio, perdonare la ferita della rabbia che abbiamo anche repressa, perché una rabbia può essere anche repressa, magari non parliamo, ma emettiamo un suono attraverso le nostre emozioni negative. Diciamo che è ancora peggio, nel senso che le emozioni sono creazione divina. Quindi, se noi abbiamo pensieri positivi ma emozioni negative, c'è una vera e propria discrepanza tra quello che noi vogliamo manifestare e quello che noi sentiamo. Quello che noi sentiamo è ancora più forte della nostra volontà. Quindi queste emozioni negative devono essere trasmutate, come io consiglio sempre il logos healing, e ve ne parlerò alla fine di questo video, ma il processo del perdono è fondamentale per trasmutare le emozioni negative in amore, in perdono, in compassione. Pensate che voi guardate, anime meravigliose, noi dobbiamo pensare che il nostro corpo fisico è composto per il 90%, l'80%, adesso non conosco la percentuale esatta, ma la maggior parte delle nostre cellule sono composte da acqua, ok? Quindi sono stati fatti degli studi straordinari da Marasawa Emoto, che oggi non c'è più, potete andare a guardare su internet come noi, quando noi parliamo all'acqua e mandiamo suoni e melodie e energie di amore, se noi ad esempio scriviamo in un bicchiere d'acqua la parola amore e in un bicchiere d'acqua la parola odio, rancore, già solo il suono di quella parola, la frequenza e la vibrazione di quella parola distrugge le molecole dell'acqua, mentre la parola amore, gratitudine, perdono, compassione, gentilezza, abbondanza, entusiasmo sono parole potenzianti. Le cellule dell'acqua assumono delle forme straordinarie, bellissime, sono dei cristalli straordinari. Dovete andare a guardare su internet le foto di come le molecole dell'acqua rispondono solo a queste parole. Immaginatevi all'emozione associata alle parole. Quindi, per poter avere
riscontro positivo anche le persone che ad esempio vogliono guarire nel corpo e magari stanno vivendo una malattia, stanno soffrendo per la perdita, per un lutto, oppure si stanno ammalando nel corpo di qualsiasi patologia, voi non vi rendete conto di quanto sia importante il linguaggio che noi mandiamo alle nostre cellule, quanto sia importante il lavoro sul perdono, perché perdonare ti porta da una frequenza vibratoria di rabbia e di paura a una frequenza di amore, di abbondanza, di gioia, di guarigione, di bellezza, di luce. È, diciamo, uno step fondamentale nel momento in cui noi vogliamo manifestare i nostri sogni. Quindi, ripeto, la legge dell'attrazione, per chi non la conosce, è una legge universale che dice che simile attira simile, cioè una frequenza vibratoria di un certo tipo ha un suono, ha una frequenza, e lo stesso vale per un'altra cosa che noi vogliamo, cioè quello che noi siamo, attiriamo. Quindi, se noi vogliamo attirare abbondanza nella nostra vita, noi dobbiamo vibrare nella frequenza dei nostri sogni e dei nostri obiettivi, affinché per frequenza la legge dell'attrazione ci aiuterà a manifestare i nostri sogni e i nostri obiettivi. Quindi molte persone sono convinte che la legge dell'attrazione non funziona, non esiste, è solo New Age. La New Age ha portato degli insegnamenti molto potenti sulla legge dell'attrazione, ma ripeto, il processo del perdono è fondamentale per guarire le ferite della nostra anima, perché in un certo senso, no? Noi cerchiamo di risalire attraverso la riprogrammazione, le affermazioni positive di frequenza, quindi non facciamo altro che dire: io sono nell'abbondanza, io guadagno 100.000 euro al mese, io sono bellissima, io sono una donna di successo, io ho un lavoro meraviglioso, un uomo che mi ama. Vi faccio un esempio, però vibro come il piombo, perché dentro di me c'è rancore, dolore, sofferenza, paura, senso di impotenza. Quindi, anche se mi sforzo di affermare abbondanza, il piombo mi butta giù. Ecco, per alleggerire questi pesi, per alleggerire le molecole del nostro corpo, le nostre cellule, per guarire dalle ferite dell'anima, per guarire da patologie, dobbiamo perdonare. Vi posso garantire che le persone che perdonano guariscono in tantissimi livelli, guariscono nelle emozioni, guariscono nel corpo, nell'anima, nello spirito, l'energia cambia, e quando iniziamo a pensare quello che noi vogliamo, non abbiamo più resistenze, non ci sentiamo più indegni, non ci sentiamo più immeritevoli. Quindi è fondamentale eliminare la rabbia, il dolore, la sofferenza, trasmutare questo in compassione e in accettazione di tutto ciò che è avvenuto nel nostro passato. Facendo questo, noi trasformiamo la nostra energia, e allora sì che poi possiamo cambiare le nostre emozioni, perché l'emozione è fondamentale nel processo di manifestazione, quella che ci aiuta sempre di più a salire, quindi avere emozioni positive, trasmutare: non sono meritevole in io merito abbondanza, io sono degna di ricevere abbondanza, io sono degna di essere amata, io merito di essere amata. Ecco, allora quando noi perdoniamo non sentiamo più nel nostro cuore resistenza quando affermiamo queste parole. Il processo del perdono è una preghiera che io ho scritto e la potete trovare nel mio sito
sito connessionianceliche.com. Consiglio la preghiera del perdono una persona alla volta, per perdonare una persona alla volta tutte le persone che nella nostra vita, da quando siamo nati fino ad oggi, ci hanno fatto del male. Perdonare non vuol dire accettare che gli altri, cioè se gli altri hanno commesso degli errori, non vuol dire ah, che bello, perdono, sono queste persone, io le perdono, quindi va tutto bene. No, perdonare vuol dire tagliare le corde energetiche tra noi e un evento negativo, tra noi e persone negative che hanno cercato di danneggiarci, ci hanno fatto del male o hanno provato a farci del male. Vuol dire proprio tagliare le corde, allontanarci energeticamente da loro. E il perdono più profondo dell'anima è un livello spirituale in cui noi riusciamo a vedere la persona che si è comportata male, che possiamo essere anche noi o altre persone, attraverso gli occhi di Dio, cioè vedere quel filino di luce che ancora c'è dentro di loro e che eventualmente potranno cambiare, potranno evolvere, potranno migliorare. E se questo non avverrà, l'Arcangelo Michele parla della giustizia divina, che non è vendetta. Giustizia è un'ottava superiore. Se noi vogliamo vendetta e auguriamo il male a una persona, noi ci mettiamo nello stesso livello di quella persona e abbiamo difficoltà a manifestare i nostri sogni, difficoltà a realizzare i nostri obiettivi, difficoltà a incontrare l'anima gemella, difficoltà a trovare il lavoro dei nostri sogni, difficoltà a manifestare i nostri obiettivi. Anime infinite, io mi dispiace deludervi se voi credevate che la legge dell'attrazione può funzionare con sentimenti di rabbia e di accusa e di giudizio violento. Mi dispiace, sono emozioni completamente opposte ai vostri sogni. Quindi voi da una parte affermate che volete una cosa, ci mettete tanta energia, tanta forza mentale, ma non riuscite a riprogrammare il vostro inconscio. È come che il perdono sia la chiave di apertura del vostro cuore e in un certo senso sia una porta di accesso fondamentale al vostro inconscio. E questo non lo dice quasi nessuno. Un'altra cosa fondamentale, lasciate andare i sentimenti di gelosia, di invidia, va bene? Non andate a invidiare chi sta avendo successo o chi è in una relazione amore d'amore, che quando vedete le coppie, magari state cercando un partner di vita e vedete le coppiette felici, non provate gelosia per questo, perché se no in un certo senso voi lo state allontanando dalla vostra vita. Non provate gelosia per chi ha successo, non provate gelosia per chi ha più soldi di voi, non provate gelosia per chi è più bello o più bella di voi. Cercate invece di capire come queste persone hanno raggiunto il successo, come queste persone hanno trovato l'amore. L'amore è una frequenza opposta alla gelosia. Se voi avete sentimenti di gelosia, non potete essere nella frequenza vibratoria dell'amore. Ecco perché vi dovete perdonare. Lavorate sul perdono del vostro sacro cuore. Queste preghiere sono completamente gratuite, le trovate nel mio sito e puoi farcela anche da solo e anche da sola senza l'aiuto di un coach. Ma se vuoi accelerare il processo del perdono, se vuoi trasformare il piombo in oro, se vuoi trasmutare le tue emozioni negative in positive, esiste una tecnica potentissima chiamata Logos Healing. Nasce dalla logosintesi, ma è stata, diciamo, completata con l'aiuto dell'Arcangelo Michele e aiuta ad accelerare il processo di manifestazione, perché vai a pulire tutte le emozioni negative, tutte le resistenze, tutti i sentimenti di ingiustizia, tutti i sentimenti di impotenza, tutto il sentirti non degno, non meritevole.
La gelosia, il dolore, la sofferenza, la rabbia, il giudizio forte che hai nei confronti di chi ti ha fatto del male, anche le cose più brutte che tu puoi aver subito. Io ho lavorato con centinaia di persone e ho visto persone che hanno subito violenze, che hanno subito traumi. Hanno superato questo e hanno trasmutato le loro emozioni di dolore in emozioni di compassione e di perdono e in emozioni di amore puro. E quando tu fai questo shift, questo passaggio, tu puoi iniziare a manifestare e a sentire e a pensare e a vibrare nella frequenza dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Se vuoi maggiori informazioni su Logos Healing e il processo del perdono, accompagnato da un coach, che sarei io, c'è anche Alberto, noi ti possiamo veramente aiutare a cambiare la tua energia e ad accelerare il processo di manifestazione, che è un processo naturale. Noi manifestiamo sia che vogliamo, sia che non vogliamo. Se non diventiamo noi creatori consapevoli, è l'inconscio che attraverso i programmini che ha crea la realtà in base a quello che a livello inconscio noi abbiamo, e quindi non siamo più creatori consapevoli ma inconsapevoli, ed è per questo che ci capitano delle cose spiacevoli, è per questo che continuiamo ad incontrare sempre le persone che ci fanno arrabbiare, ed è per questo che non riusciamo a manifestare l'uomo della nostra vita, ed è per questo che non riusciamo a manifestare abbondanza, ed è per questo che si ripetono dei cicli continui in circostanze con persone diverse, ma simili e analoghi a quelli che abbiamo già esperienzato in precedenza. Tu, anima in cammino, anima in evoluzione, inizia ad accorgerti di questo, ok? Per questo, ripeto, c'è il processo di liberazione, una preghiera da me scritta, la trovate nel mio sito connessioneangeliche.com, risorse gratuite. C'è la preghiera del perdono, una persona alla volta, sempre nel mio sito internet. Processo di liberazione lo trovi anche su YouTube, ma a prescindere da questo, se vuoi accelerare, puoi lavorare con me con Logos Healing, va bene? Io spero di essere stata abbastanza chiara e spero di portarti un messaggio importante, perché qua è possibile uscire da questo ciclo ripetitivo che ti sta impedendo di essere felice. Un salutone, a presto, ciao!